Approfittando di quello che hai detto sui casi di, sulle denunce di casi di razzismo in Italia, che sono molto meno di quelle che accadono in Germania, e uscendo un attimo dalla tematica dei tesseramenti, andando invece proprio a costruire, provare a gettare un ponte su questa analisi della relazione che c'è oggi fra razzismo e calcio. È una relazione, a mio parere, di lunga durata e anche di alta intensità. Basti pensare, ma per rimanere ai nostri tempi, che quando Balotelli ha fatto il suo ingresso in nazionale lo accoglievano col motto "Non esistono negri italiani". Lì dove, se uno avesse un pelo di consapevolezza della storia nostra, dovrebbe dire che siamo tutti negri italiani, perché se c'è un paese meticciato globale è proprio questo qui. Ma passando poi per Boateng, andando a finire in quest'anno sportivo con i casi di Rudiger, di Lukaku o Muntari, che è stato il caso più eclatante, capiamo che effettivamente la situazione, cioè questi Lukaku, Muntari e Rudiger, dicono i casi di razzismo in Italia sono all'ordine del giorno. E loro parlano di Serie A. Il problema, quando si scende dalla Serie A al calcio dilettantistico, fa paura solo immaginare quello che può accadere rispetto ai casi di discriminazione e di insulti razziali dentro a quei campi lì. E da questo punto di vista, secondo me è interessante citare, questa volta sono io autoreferenziale, il fatto che negli ultimi anni è esploso in Italia questo movimento, non mi ricordo che testata giornalistica, ma si parla di esplosione del calcio integrato. C'è un movimento che invece si fonda, sta dentro le istituzioni, dentro le federazioni, si fonda proprio su un altro modo di concepire lo sport, che è appunto quello dell'inclusione, quello dell'antirazzismo, quello di mettere davanti il welfare alla vittoria a tutti i costi, il welfare come benessere fisico, un nuovo tipo di welfare. E la federazione effettivamente si trova in mezzo. Si trova a dover gestire dall'alto in basso questi due mondi tendenzialmente opposti. Da questo punto di vista, cos'è che concretamente si può fare? Perché anche Muntari, no, dice che le norme ci sono, però lui si è trovato ad andare da solo dall'arbitro a dirgli: "Guarda che questi mi stanno facendo i burazzisti". L'arbitro non gli ha detto niente e si è trovato costretto ad uscire da solo dal campo per far emergere il suo caso. Quindi in realtà sembra quasi che al di là delle norme le persone che denunciano queste cose siano lasciate sole. E aggiungo, anche qui con un po' di pepe, non è un problema alquanto grosso che all'apice di una federazione, cioè della FIGC, ci sia un personaggio come Carlo Tavecchio, che almeno dal punto di vista comunicativo, invece di denunciare queste cose, nel modo che ha di comportarsi nelle uscite che fa, le rende legittime. Non è un problema grosso questo. Tanto pepe però, siamo fra amici, tanto pepe. Allora ci arriviamo. Discriminante ancora di più del permesso di soggiorno. Intanto, se tu hai degli extracomunitari che non hanno mai giocato all'estero, puoi averne 20 per squadra. Quindi insomma, forse è giusto chiarire questo qua. Due per squadra solo se hanno giocato con federazioni estere. Ma questo cambia poco rispetto ai vincoli che hanno. Ma dicevo, ancora più discriminante è quando arriva il ragazzo senza genitori. Questa è una cosa, ne abbiamo discusso quel giorno sì, minori non accompagnati, bravo. È allucinante. Nessun tesseramento presentato da società venete di questa situazione è stato approvato perché è una norma, correggimi se sbaglio, FIFA. Noi abbiamo bypassato anche qua perché per fortuna tanti hanno il certificato di residenza storico, quello ius soli, noi li abbiamo tesserati tantissimi. E a proposito dei tesseramenti, volevo dire questo, no? Perché i numeri servono. Dicevo ieri, in occasione delle premiazioni che abbiamo fatto regionali, che lei ha accennato prima, insomma, che è legato e collegato il nostro movimento alla crisi sociale. Però succede che perdiamo ogni anno società, ma non perdiamo tesserati. E quindi vuol dire che la voglia di giocare c'è. Evidentemente la crisi colpisce in maniera più profonda. Per dire, noi siamo il secondo comitato d'Italia, dopo ovviamente la Lombardia, abbiamo 34.405 tesserati di dilettanti, di cui 2.054 extracomunitari. Quindi quant'è? 7-8% dei dilettanti. Del settore giovanile ne abbiamo ben 71.322
di cui anche qua 6.000 circa, 6.000 meno 40, 5.940 di extracomunitari. Sono cifre per dimostrare che qualche tesseramento riusciamo a farlo, insomma, perché 5.940 tesserati di settore giovanile vuol dire che c'è la possibilità e che quindi... Chiaro che c'è questa discriminante per chi non ha questa documentazione, per chi viene da solo. E qua bisogna intervenire, perché quella è veramente una cosa... io mi ricordo, sono andato quest'anno in un comune di Verona, a Sona, e l'assessore allo sport, il sindaco, tutta la giunta si è riunita e mi hanno tirato un bel tranello e mi hanno portato il ragazzo là. Il ragazzo piangeva perché diceva: non posso giocare, non posso giocare. E per fortuna che abbiamo trovato, questo era nato a Concordia Sagittaria qua, poi era in tutela, perché neanche il tutore vale come genitore. Questo era in una unità protetta e siamo riusciti con lo Ius Soli, dai. E quindi sul fenomeno razzismo, io qua mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo. Jacopo un po' mi conosce, sa che insomma non è che io mi faccio dei problemi. La federazione spessissimo è forte con i deboli e deboli con i forti. Il caso di Serie A, dei razzismi di Serie A, non sono poi molti, sono più gli spettatori, quel buco, quella roba, ma nei nostri campi ci sono tanti episodi razzistici subdoli, perché fatti uno contro uno, fatti da genitori che assistono a gare di giovanissimi, e però noi le sanzioni le applichiamo, i nostri arbitri le applicano le sanzioni. Voi avete visto dai nostri comunicati quante, cioè, là ci sono 10 giornate per episodi razzismi, c'è la partita a porte chiuse anche se si tratta di allievi o giovanissimi di terza categoria. E ne abbiamo presi tanti di questi provvedimenti, i nostri giudici sportivi non transigono, sto qua. Io anche là parlo però di cultura, di formazione. Io sono, scusate se dico io, personalmente sono per prevenire queste, per, se voi vi ricordate, qualche provvedimento che i nostri giudici prendono, che anche loro sono illuminati, perché... È il nostro percorso che cerchiamo di fare, Jacopo, no? E non è che all'interno del Comitato regionale ci siano degli steccati, la giustizia, che è e deve essere, deve rimanere assolutamente autonoma, sia staccata dall'intendimento degli altri del Comitato regionale. Tante sanzioni, soprattutto che riguardano i piccoli, ne abbiamo avuto esordienti, un esordiente, provincia di Treviso, che ha picchiato l'arbitro. L'esordiente a 12 anni, noi quella sanzione l'abbiamo tramutata in un recupero. Quindi questo per dire la tua domanda, adesso voglio essere anche forte, forse non so, forse non riesco a spiegarmi, ma a me interessa poco della Serie A, della Serie B dei professionisti, interessa veramente poco. Mi interessa che il movimento di base abbia quella formazione e quei valori che possono permettere un domani, se non sono calciatori, ma di diventare dirigenti tecnici bravi che insegnano questi valori. Permettetemi però, Jacopo, una frase su Tavecchio. No. Allora, Tavecchio è Tavecchio. Lui è stato per tanti anni presidente della Lega Nazionale Dilettanti. L'ha presa dal nulla e ha creato una potenza, anche economicamente riuscito. E quindi all'interno della LND, della Lega Nazionale Dilettanti, Tavecchio era veramente l'imperatore ed era abituato ad esprimersi un po' come voleva. Nel senso che anche quando c'erano i consigli direttivi, se le cose andavano per lunga, lui aveva il suo campanello, suonava, sbatteva il campanello, basta, è ora di finire la roba. E noi bravi soldatini, tante volte purtroppo terminavamo di parlare. E quindi lui era abituato così. Se vi ricordate, quella è stata la prima uscita
proprio in occasione delle elezioni, vero? Della sua prima elezione. Tipo va? Prima, insomma, cioè io c'ero, ero là. E subito quando ha detto Pogba, che mangia le banane e può giocare. Però, conoscendo Tavecchio, lui lo diceva, adesso, non fate bu perché altrimenti mi arrabbio, ma è la sensazione che tanti abbiamo avuto. Pur dicendo subito questa gliela fanno pagare, perché gliela fanno, cioè lui non era abituato, c'erano tutte le televisioni, era abituato a noi Lega Dilettanti, che non c'era neanche una televisione, non c'era niente, là c'erano tutte le televisioni di questo mondo, puoi immaginarti, insomma, appena che hai detto sta roba e salta i dosso. Allora abbiamo detto la pagherà, però lui intendeva dire l'incontrario, perché lui è così, parla vanvera a volte, su questo sì. Lui intendeva dire che da noi, e sta facendo molto, e adesso chiedo la testimonianza del presidente del San Precario, lui credeva tantissimo sul fatto dell'integrazione attraverso il gioco del calcio italiano, ed era quello che diceva, non siamo come l'Inghilterra che per giocare deve essere il campione. Dopo l'ha espresso in quella maniera buzzura, in quella maniera tavecchiana che fa veramente schifo, ma l'intendimento era quello, difatti piangeva dopo. Ma voglio dire, nello stesso periodo identico, lui era ancora presidente della Lega Dilettanti, il contributo chiesto tre giorni prima, il giorno dopo avevamo consiglio, ti ricordi, no? Il contributo per palla al piede l'ha dato Tavecchio immediatamente, subito, e tante iniziative di Tavecchio. È così, Tavecchio è così, è limitato, è come se andassi io a fare il presidente della Lega, della federazione, siamo limitati, più di là non possiamo arrivare, quindi bisognerebbe stare molto molto più attenti, però cerchiamo di vederlo anche sotto certi altri punti di vista. Grazie. Non voleva essere una ruffianata di Tavecchio.